Buonasera a tutti. Ci troviamo questa sera a parlare in questi dialoghi che riguardano le sfide e i dilemmi dell'azione umanitaria, dialoghi di Medici Senza Frontiere, a parlare dell'Etiopia, una guerra civile, che ha portato molte sofferenze, ma soprattutto è il titolo dell'incontro di questa sera, tra guerra civile e insicurezza alimentare. Una delle tante guerre dimenticate o oscurate che ci sono nel nostro pianeta, e in questo momento in particolare si parla di guerra da tutt'altra parte, ma questa è una guerra che va avanti dal 4 di novembre del 2020, e anche se ci sono stati molti passi avanti anche sulla strada della pace, è sempre forte la tensione ed è soprattutto forte la sofferenza, soprattutto per il cibo, per un blocco agli aiuti umanitari che va avanti da tempo, che si allenta ogni tanto, ma che sta causando molte sofferenze. Ma il problema è che non c'è accesso per i media in questa zona, e quindi oggi con le persone che hanno accettato di partecipare a questi dialoghi proveremo a capire meglio che cosa sta succedendo in questa parte dell'Africa, che potrebbe essere il corno, la perla dell'Africa, ma purtroppo tanti conflitti, tante sofferenze la relegano sempre, come al gioco dell'oca. Sembra che stia ripartendo, poi torna al punto di partenza con delle altissime sofferenze in termini di vite umane. Saluto i nostri interlocutori, che sono il ministro Giuseppe Mistretta, che è vice direttore generale della Farnesina e direttore centrale per l'Africa subsahariana, poi dottor Mario Zappacosta, qui probabilmente sbaglierò la definizione, ma lui è Senior Economist e Team Leader Global Information e Early Warning System della FAO, quindi la FAO, l'ONU, quella che si occupa dell'alimentazione, lo sapete molto bene, e poi abbiamo con noi Tommaso Santo, che è operatore umanitario di Medici Senza Frontiere, che porta una testimonianza proprio dal campo. Io porrò una serie di domande cercando di uscire un po' dall'ambito accademico senza guardare troppo al minutaggio della risposta. Insomma, cercherò magari di invitarvi a non essere troppo lunghi, ovviamente. Dialogheremo per circa un'ora, poi dopo lasciamo lo spazio ovviamente anche alle domande delle persone che ci stanno seguendo. E io comincio subito con il ministro Giuseppe Mistretta. C'è stata una missione diplomatica del nostro ministro degli esteri Di Maio nel Corno, si è appena conclusa, quindi gli chiedo subito qual è la situazione dal punto di vista diplomatico, come si sta evolvendo, anche perché sappiamo che alla fine di marzo è stata dichiarata una tregua, adesso di nuovo il Premier Abiy ha detto che sono pronti per partire i colloqui, ma insomma 3 mesi per arrivare poi a dei colloqui sono tanti. Cosa sta succedendo e quali sono gli sviluppi diplomatici che sono prevedibili e che vede la Farnesina? Va bene, buonasera dottor Lambruschi e buonasera a chi ci sta ascoltando. Naturalmente io immagino di rivolgermi per lo più a personale, medici di Medecins Sans Frontières e appunto che questa non è un'intervista ma è una chiacchierata, è un dialogo fra amici, diciamo, una cerchia di amici che lavorano insieme più o meno con gli stessi scopi, cioè di portare pace e stabilità nelle aree critiche del pace, salute e stabilità nelle aree critiche del mondo. Allora, beh, noi abbiamo pensato a questa visita del ministro molto approfonditamente prima, nella fase organizzativa, perché da un lato l'Italia naturalmente non può stare a osservare una situazione così preoccupante come quella che si è avuta in Etiopia e che si continua ad avere in Etiopia, dall'altro, il timing della visita è importante perché certamente un anno fa o 6 mesi fa, che proprio eravamo nel mezzo della guerra, non sarebbe stato opportuno farla. Adesso sì, quello che tutti abbiamo riscontrato da qui e anche dall'ambasciata di Addis Abeba è che si è aperta quella che si chiama in gergo diplomatico una finestra di opportunità, cioè col fatto che
Sì, permangono delle tensioni, ma sono minori. Non c'è una guerra, diciamo, dello stesso livello dell'anno scorso, di come ci trovavamo a questi mesi dell'anno scorso, in questi giorni dell'anno scorso. E si fanno plurime dichiarazioni di volontà di superare il conflitto, quindi di aprire la porta al dialogo. Beh, questo era proprio il momento di cercare di sfruttare questa apertura, queste reciproche aperture, e quindi di dare anche il nostro contributo. Chiaramente in questo senso va interpretata la visita del ministro, che è durata un giorno e mezzo, diciamo, ha visto tutte le maggiori autorità del paese, era volta proprio a incoraggiare ulteriormente verso la cessazione definitiva delle ostilità, verso la ripresa, l'apertura di un negoziato formale con i contendenti, e sono tanti, cioè i contendenti non sono solamente il Tigray Liberation Front o TPLF, come dir si voglia, ma cioè, ci sono gli Oromo Liberation Army in Oromia, ci sono i Fano, che è una milizia amara, e qui e là poi ci sono anche delle guerriglie, insomma, delle instabilità locali. Per esempio nella zona del Benishangul Gumuz, che è alla frontiera col Sudan, vicino alla diga Gerd che l'Etiopia sta costruendo sul Nilo. E quindi, oltretutto, naturalmente, questo è forse quello che vi riguarda di più o che vi interessa di più, continuare a sostenere la necessità che questi aiuti umanitari fluiscano con più rapidità. E poi non si tratta solo di aiuti umanitari, perché gli aiuti umanitari sicuramente anche lì abbiamo un miglioramento. E c'è senz'altro un deflusso di camion che portano aiuti migliore negli ultimi tempi, per lo stesso riconoscimento di alcune organizzazioni operanti. Prima di tutto, appunto, il World Food Program e altre agenzie delle Nazioni Unite, le quali però non sempre poi possono accedere a tutti i territori che sono stati sede del conflitto. Questa situazione è in miglioramento, ma dicevo, non si tratta solo dell'afflusso dei generi alimentari o insomma delle generi di prima necessità. Perché quello che in alcune zone, soprattutto in Tigray, si verifica è che manca l'elettricità, mancano dei servizi, servizi finanziari, servizi bancari, non c'è liquidità e quindi è difficile vivere, insomma, sappiamo quello che è successo quando parliamo appunto di accesso umanitario dobbiamo un po' allargare il discorso anche a queste realtà ulteriori. A fianco a queste richieste, che poi tra l'altro vanno in parallelo con le richieste europee, perché anche l'Europa chiede le stesse cose, e le chiede anche i mediatori. Noi sappiamo che ci sono dei mediatori internazionali, uno è Obasanjo per l'African Union, l'altro è Kenyatta, che poi sembra al momento quello più seguito, quello più accreditato per cercare di ottenere questo negoziato complessivo. Poi c'è questa inviata rappresentante speciale dell'Unione Europea, Weber, che è una tedesca, e c'è anche un ruolo degli Stati Uniti. C'è stato un inviato speciale, un rappresentante speciale che si chiamava Satterfield, adesso si è pensionato, credo, cioè comunque non è più lui, e si sta aspettando un nuovo nominativo, appunto una nuova persona, un nuovo diplomatico da parte degli Stati Uniti. Tutti chiediamo più o meno le stesse cose, queste cose che vi ho detto, incluso anche il ritiro definitivo di tutte le truppe eritree. Per finire questo quadro d'insieme, abbiamo parlato della finestra di opportunità, abbiamo parlato del fatto che il ministro è andato a sostenerla, questa finestra di opportunità, naturalmente proprio perché l'Italia ha un ruolo speciale in Etiopia e che è riconosciuto poi dagli stessi etiopici. Quindi questo, è importante, non ce lo accreditiamo da soli, ma ci viene riconosciuto e ci viene anche riconosciuto un po' un ruolo di advocacy, come si dice in inglese, cioè di spiegare bene le cose anche in ambito europeo senza eccessivi pregiudizi, perché
e senza agende nascoste che invece hanno altri nuovi attori nel continente. Permangono però appunto delle difficoltà, abbiamo detto la finestra di opportunità, però è chiaro che si lavora su una lama di coltello, perché se le cose invece non andassero bene si potrebbe avere il rischio di una riapertura di questo conflitto su varie dinamiche, perché c'è una dinamica di tensioni crescenti fra il Tigrai e l'Eritrea, c'è un'insoddisfazione crescente degli Amara, soprattutto espressa da questa milizia un po' oltranzista che viene chiamata Fano, perché invece loro avevano interesse alla prosecuzione della guerra verso il Tigrai per riconquistare determinati territori che loro, soprattutto nel West Tigrai, che sono stati infatti occupati per la più gran parte durante le operazioni belliche. E c'è una grande insoddisfazione diffusa degli stessi Oromo, che poi operano attraverso questo fronte, l'Oromo Liberation Army, in tutto il territorio dell'Oromia, un po' a macchia di leopardo, cioè non è che sia un territorio coeso e uniforme quello che hanno sotto il loro controllo. Sono piccoli centri, piccole strade o anche grandi strade, talora anche vicino alla capitale Addis Abeba. La cosa curiosa, e qui finirei questa mia prima presentazione, ammesso che appunto focalizzi quello che voi immaginavate che io dicessi, la cosa curiosa è che se poi si va a Addis Abeba, dove noi siamo stati peraltro perché gli incontri si sono svolti a Addis Abeba, uno non ha proprio la percezione di questa guerra. La vita prosegue, di questa guerra, anche se oggi è a bassa intensità, la vita prosegue in modo relativamente tranquillo, con le stesse dinamiche del periodo precedente, se non addirittura ancora di più, cioè quindi con gente che esce, che va a cena, che si sposa, che fa sposalizi, matrimoni pieni di invitati, hotel che hanno businessmen già prenotati per il prossimo mese. Quindi è una situazione, traffico per le strade, quindi è una situazione veramente un po' strana che ci fa forse, che ci porta anche al di là di Addis Abeba, cioè al di là dell'Etiopia. Oggi si verifica, e questa è una mia considerazione da abitante dell'Africa per tanto tempo, perché come alcuni sanno, senz'altro il dottor Lambruschi lo sa, io sono stato in Africa, ho servito la Farnesina in varie sedi africane, è un fenomeno che si sta ripetendo, cioè che dalla capitale si governa la capitale, quindi è come un super sindaco, sono tutti super sindaci delle capitali, e poi il territorio purtroppo si perde, soprattutto in quegli stati che sono più grandi, che sono più vasti, che quindi è più difficile controllare tutto il territorio del paese. Questo è un po' quello che si sta verificando in Etiopia. Speriamo che si torni alla pace, alla stabilità. Noi questo siamo andati a fare, questo il ministro è andato a chiedere e ad affermare durante i suoi incontri. Io mi fermerei qui per questa fase. Grazie. Grazie a lei, Ministro. E passerei allora al dottor Zappacosta. Si parla, appunto, diceva anche il Ministro, di questo blocco che c'è stato, con un blocco che funziona a singhiozzo, probabilmente con gli aiuti che entrano. Però ecco, il problema della fame nel Tigray è anche precedente un po' a questo conflitto. C'era già un problema di malnutrizione. Siamo comunque in una zona che è stata colpita da una pesante carestia, e questa carestia è cominciata ormai prima della guerra. Credo che fosse il raccolto precedente alla guerra, se non sbaglio. Ecco. E quindi la situazione che avete trovato, com'è in questo momento? C'è davvero questa forte allarme alimentare? E dipende anche, perché poi molto spesso la si fa passare come dipendente dalla crisi ucraina, questa crisi, ma insomma, mi pare che le due cose viaggino sicuramente, come dire, diventa una tempesta perfetta se manca il grano dell'Ucraina, però c'è un problema a monte. Ecco, qual è il quadro che avete voi dalla FAO? Sì, buonasera a tutti. Diciamo che il quadro in generale per l'Etiopia è sicuramente un quadro che
ci preoccupa molto. Diciamo, difatti, l'Etiopia ha qualificato, diciamo, con i criteri in un rapporto che noi pubblichiamo ogni 3 mesi con il World Food Program, dove mettiamo diciamo, in chiaro quali sono gli hunger hotspot, quindi i punti caldi, diciamo, per problemi di insicurezza alimentare. E l'Etiopia, diciamo, che negli ultimi 2 anni è sempre stata lì per ragioni diverse. Infatti, l'insicurezza alimentare nel paese è il risultato di varie cause. Una sicuramente è da fine del 2020, come dicevamo, è la guerra in Tigray, che come diceva il dottor Lambruschi, il problema di insicurezza alimentare in Tigray è un qualcosa che nasce molto prima della guerra, perché è una zona in cui le piogge, su cui si basa essenzialmente il raccolto, sono, diciamo, 2 anni su 3 sono sfavorevoli e quindi portano a dei raccolti inferiori alle aspettative e quindi creano difficoltà di approvvigionamento. Da che c'è stata la guerra si sono create tutta una serie di problemi nel Tigray, in quanto parliamo di 2,5 milioni di sfollati, e quindi quando la gente incomincia a muoversi, questo crea un problema serio in agricoltura. L'agricoltura, diciamo, non segue chi si sposta e quindi i campi vengono lasciati indietro, a volte abbandonati, a volte, diciamo, le coltivazioni non sono seguite tecnicamente come dovrebbero essere, e quindi questo porta necessariamente a un calo di produzioni. L'ultimo raccolto si parla di un calo di produzione del 60% rispetto alla media, che insomma, ci dice tanto. Quindi sicuramente c'è stato un problema proprio di offerta alimentare nei mercati locali. Poi ci sono le altre cause. Come si diceva, la guerra in Ucraina sta creando altre tensioni, perché l'Etiopia è un paese che importa parte dei cereali di cui ha bisogno, in particolare importa frumento, e una buona quota, circa il 60% del frumento che importa, viene dalla zona ora colpita dalla guerra. E sicuramente, diciamo, ci saranno altri produttori, altri paesi che copriranno la quota mancante da parte dell'Ucraina, ma ovviamente questo sarà a prezzi molto più alti. E difatti i prezzi in Etiopia, i prezzi degli alimenti sono alle stelle, in molti mercati sono duplicati, triplicati nel giro di 1 anno. E questo ovviamente crea una serie di problemi di accesso al cibo, specialmente direi nei centri urbani. E poi, diciamo, la preoccupazione che abbiamo noi in FAO è l'effetto sull'agricoltura e quindi sulla sicurezza alimentare, che viene scatenato dall'aumento del prezzo dell'energia. Quindi prezzo dell'energia, prezzo dei combustibili. Noi sappiamo che l'agricoltura è un settore che utilizza moltissimo combustibili ed energia in generale, e anche l'effetto degli alti prezzi dell'energia sul costo dei fertilizzanti. Diciamo, non tutti sanno appunto che i fertilizzanti, specialmente quelli a base azotata, sono un prodotto energetico, cioè si utilizza praticamente una scarica elettrica per fissare l'azoto. E quindi quando l'energia è cara, i fertilizzanti sono cari, e di fatto, diciamo, unito al problema dell'energia, dei prezzi dell'energia alle stelle, alle sanzioni con la Russia, che è uno dei principali esportatori di fertilizzanti, sia azotati, potassici che al fosforo, i prezzi dei fertilizzanti sono altissimi, sono a livelli record, e questo già sta avendo un impatto sulle coltivazioni che sono in essere adesso e quindi che saranno raccolte da qui a fine anno. Quindi la FAO in Etiopia, ma anche in altri paesi, si attende dei cali di produzione dovuti a o dei cali di rendimento dovuti a un minor tasso di fertilizzazione. E anche nei casi in cui diciamo, gli agricoltori riescano a approvvigionarsi, a comprare
una sufficiente quantità di fertilizzanti, sicuramente questo avrà un impatto sui costi di produzione che si rifletterà sui prezzi dei prodotti alimentari che già sono a livelli record, quindi probabili ulteriori rincari che renderebbero, diciamo, inaccessibile il cibo per grandi frange delle popolazioni. Diciamo che giusto per rendere la situazione ancora più complessa in Etiopia, e che forse tra la guerra in Ucraina e la guerra in Tigray se ne parla non a sufficienza, si sta parlando sempre di più, per fortuna, per sensibilizzare l'opinione pubblica, i paesi donanti, che parti del Corno d'Africa, quindi il sud-est dell'Etiopia, parte del Kenya e della Somalia, stanno per confrontarsi, diciamo, con la quarta stagione secca, che è diciamo, un fenomeno meteorologico che non succedeva, forse non è mai successo. Quindi praticamente ci sono delle aree pastorali dove ha piovuto poco e male da fine 2020. E quindi, come sappiamo, nelle aree pastorali, quando non si riesce tra una stagione secca e l'altra, con quelle poche piogge, ad avere un minimo di rigenerazione delle risorse pastorali, degli arbusti, ovviamente si ha un impatto terribile sul bestiame. Si parla che solamente nel 2022 siano morti intorno a 2,5 milioni di capi, tra bovini, ovini e caprini, e ovviamente questo è anche un problema, diciamo, per poi risollevarsi. Cioè, sappiamo che un problema, diciamo, di tipo agricolo, quando si ha una stagione persa per colpa di piogge cattive, diciamo, tecnicamente sarebbe sufficiente che tornino le piogge, che siano disponibili i semi e si ritorna alla vita. Per il settore dell'allevamento, il settore pastorale, la situazione è molto più complessa, perché una volta che si sono persi gli animali, che i greggi hanno il numero, diciamo, degli animali è crollato, per ritornare ad avere una certa disponibilità di carne e di latte si ha bisogno di alcuni anni, 4, 5, 6. Quindi diciamo che una volta che si colpisce il settore pastorale, le comunità, le famiglie, poi anche se diciamo, le condizioni migliorano, bisogna aspettarsi, diciamo, un lungo periodo e una necessità di sostegno negli anni affinché, diciamo, la situazione possa tornare alla normalità. Quindi diciamo che in generale la situazione è complessa e difficile, parte dal Tigray e si estende al resto del paese. Prima di concludere vorrei dire, diciamo, alcuni dati che purtroppo si riferiscono a fine 2021. Parliamo di 18 milioni di persone che sono catalogate come severamente insicure dal punto di vista alimentare, quindi parliamo intorno a un 15% della popolazione, però questo numero, diciamo, nazionale nasconde delle percentuali molto più alte a livello locale. Infatti in Tigray, solo in Tigray si parla di sopra i 5 milioni di persone, 5 milioni virgola 2, che sono intorno al 90% della popolazione. Purtroppo questi numeri risalgono a fine del 2021, da quel momento non sono state fatte stime nuove. Diciamo che, come in tutti i paesi, ma forse in Etiopia ancora di più, i dati di sicurezza alimentare sono altamente politicizzati e, diciamo, anche il rilascio di queste informazioni diventa un processo molto lungo, perché, diciamo, si parte dal punto di vista tecnico e poi si passa attraverso tutta una serie, potete immaginare, di filtri di tipo politico, diplomatico, affinché poi il risultato finale, diciamo, non crei troppe tensioni. E quindi le ultime analisi risalgono solamente al 2021. Noi immaginiamo che probabilmente la situazione è peggiorata negli ultimi mesi, è difficile dire di quanto, ma probabilmente questi 18 milioni che pensavamo erano all'inizio, diciamo, posto che probabilmente in alcune zone del Tigray con
la tregua di marzo e l'accesso migliore dal punto di vista umanitario, qualcosa sia migliorato, la parte della siccità nel sud e sud-est può essere che, diciamo, crea un bilancio ancora più negativo, ma diciamo questi sono, come dire, una valutazione estremamente qualitativa e andrebbe, diciamo, fatto un'analisi molto più dettagliata che speriamo si farà nei prossimi mesi. Io mi fermerei qui e passerei di nuovo la parola a Paolo. Grazie, grazie dottor Zappacosta. Veniamo adesso all'aspetto sanitario per proseguire questo quadro già drammatico di suo dal punto di vista alimentare, come diceva dottor Zappacosta. Tommaso Santo è operatore umanitario di Medici Senza Frontiere. Medici Senza Frontiere, lo sapete, ha pagato un prezzo altissimo per la sua presenza, è rimasta nelle zone di conflitto, poi è stata mandata via, poi è tornata. E quando parlo del prezzo, sapete bene che mi riferisco ai tre operatori che sono morti l'anno scorso a giugno. Ecco, Tommaso, com'è la situazione in questo momento dal punto di vista sanitario? Perché appunto questa è una guerra, non essendoci accesso diretto dei media, è una guerra che fin dall'inizio si è combattuta sulla propaganda. Ci sono delle segnalazioni molto forti, delle denunce che vengono fatte, che pervengono anche sui social, per esempio dalla TV del Tigray, che fanno vedere come ci siano degli ospedali che hanno rinunciato a curare determinati tipi di pazienti, quindi proprio per mancanza di medicine, mancanza anche di strumentazione sanitaria per questo blocco. Volevo chiedere com'era sul campo la situazione dal vostro punto di vista. Ok, grazie Paolo, buonasera a tutti, io sono Tommaso Santo e sono operatore umanitario di MSF e coordinavo la risposta all'emergenza di Medici Senza Frontiere nel Tigray l'anno scorso, esattamente un anno fa. Come appunto ha accennato Paolo, eravamo presenti fino a giugno dell'anno scorso nel Tigray. Operavamo in sostegno agli ospedali di Aksum, all'ospedale di Adigrat, Mekelle, Shire e Shiraro, e poi per le tragiche circostanze che ha citato Paolo, siamo stati costretti a lasciare il Tigray perché non c'erano più le condizioni appunto di sicurezza per operare. E quindi in questo momento Medici Senza Frontiere è comunque presente in Etiopia, opera nella regione di Afar. Opera nella Somali Region, opera nella regione di Gambela e opera nella regione che si chiama SNNPR, che è Southern Nation, Nationality e People Region. Quindi operiamo in quattro regioni con molte difficoltà che hanno menzionato anche i relatori prima di me. Cosa vediamo? Io un po' rinforzerei appunto quello che è già stato detto sulla crisi nutrizionale e sull'impatto che questo ha sulla salute. Al giorno d'oggi quello che vediamo noi negli ospedali che supportiamo è un aumento delle consulte per motivi di malnutrizione fino a 4 volte rispetto, diciamo, alla media degli ultimi anni nello stesso periodo. Quindi vuol dire che è una crisi molto acuta, è una crisi molto acuta che colpisce ovviamente le persone più vulnerabili, in primo luogo i bambini, e vediamo anche molte morti nelle nostre strutture. Morti che avvengono appunto nelle prime 48 ore, perché la gente è costretta ad arrivare all'ospedale, diciamo, autonomamente, quindi non c'è un sistema di un referral system, un sistema di ambulanze che appunto trasferisce il paziente dal primo al secondo livello a seconda della gravità, quello che succede nella maggior parte delle parti del mondo. In Etiopia, perlomeno in alcune regioni, non succede più, e quindi i pazienti arrivando autonomamente all'ospedale arrivano troppo tardi e è molto tardi per curarli, quindi abbiamo una grande mortalità nelle strutture, che supportiamo. Questa crisi, volevo sottolineare che, dal punto di vista medico umanitario, è una crisi sicuramente multifattoriale. Sono parzialmente d'accordo con il fatto che
Ovviamente la guerra in Ucraina ha un certo impatto, però ci sono anche altri fattori, immagino il fattore climatico, immagino il fattore delle ripetute siccità che stanno colpendo tutto il Corno d'Africa, che hanno un impatto devastante sulla popolazione, sulla salute della popolazione. In più, il conflitto che sta toccando, come è stato detto, non solo il Tigray, ma anche varie regioni dell'Etiopia, ovviamente riduce ancora di più quello che è l'accesso alla salute e alle strutture di salute della gente. Quindi nelle regioni in cui operiamo, faccio un esempio, in Afar Region sono funzionali solo il 20% delle strutture di salute. Questo perché? Perché alcune strutture sono state distrutte dal conflitto e saccheggiate dalle parti in conflitto, altre strutture non hanno il materiale semplicemente per funzionare, finché potevamo essere là, potevamo aiutare, avevamo accesso a quelle strutture, cercavamo di mandare più medicinali e personale possibile, però ora in alcune parti non c'è più possibile, ed altre strutture non sono funzionali semplicemente perché non c'è il personale. Il personale ha abbandonato le strutture di primo e secondo livello per vari fattori, tra cui l'insicurezza, a parte il sistema burocratico-amministrativo che è un po' collassato per il conflitto, proprio per la sicurezza, cioè è difficile appunto trovare medici, infermieri, personale sanitario che voglia lavorare in queste strutture. Quindi la situazione è molto, molto, molto drammatica. E cosa facciamo noi Medici Senza Frontiere nello specifico nelle aree dove lavoriamo? Nella Far Region sosteniamo un grande ospedale e ci focalizziamo appunto sul programma nutrizionale infantile. Poi nella Somali Region invece abbiamo appena fatto una campagna di vaccinazione contro il morbillo, vaccinando più di 7.000 bambini fra i 9 e i 59 mesi. E ciononostante, vediamo le cause anche medico-sanitarie di una delle siccità più forti che sta colpendo il Somali Region degli ultimi 40 anni. E invece nella regione SNNPR sosteniamo i programmi di trattamento delle acque e di potabilizzazione delle acque per appunto rendere disponibile l'acqua, che è un bene, come immaginate, abbastanza scarso in queste zone dove operiamo. Per ultimo, nella regione di Gambela, siamo riusciti ad aprire, riaprire i nostri programmi, le nostre attività nel marzo di quest'anno, dopo una lunga sospensione. E siamo riusciti appunto a riprendere il supporto nelle attività di emergency room, maternità, salute riproduttiva. E solo io ho i dati purtroppo da marzo ad aprile, abbiamo fatto tipo 12.000 consulte in un mese e mezzo. Quindi ci sono bisogni incredibili, un'altissima mortalità e una mancanza di personale medico in più a una, diciamo, una mancanza di funzionalità della maggior parte delle strutture di salute che prima invece, prima del conflitto, funzionava. Anch'io mi fermerei qua per questa prima parte. Ministro Mistretta, il quadro, insomma, che abbiamo ascoltato, lei ovviamente lo conosceva e lo conosce, però la prima cosa che le chiedo è possibile un intervento più forte anche da parte dell'Italia, dell'Unione Europea, sia in termini di sensibilizzazione, oltre che in termini di pacificazione, ma anche in termini proprio di advocacy, insomma, perché al di là delle questioni politiche, geopolitiche, c'è davvero io credo che sia probabilmente la crisi umanitaria in questo momento più forte. Non voglio usare termini globali, ma sicuramente in Africa, questo, soprattutto dal punto di vista prospettico, perché, come diceva il dottor Zappacosta, qui c'è una tempesta perfetta, insomma, il conflitto in Tigray e i vari conflitti che ci sono in Etiopia. Poi la questione della carestia, della siccità, più la questione del grano ucraino. Insomma, tutto si sta sommando. La domanda classica in questi casi è che fare, che facciamo? Perché, come diceva lei, noi
nel Corno d'Africa abbiamo un rapporto privilegiato e in questo momento probabilmente non abbiamo un'agenda nascosta, come appunto diceva lei prima, ma non ce l'abbiamo mai avuto da un po' di anni, credo. Bene, grazie. Io premetto che non sono un esperto di cooperazione, cioè servirebbe che parlasse di queste cose proprio un funzionario della direzione della cooperazione, però non è che vivo su un altro pianeta, quindi un po' di cose le posso dire. È ovvio che noi siamo consapevoli di questa tempesta perfetta e devo dire a onor del vero che l'aiuto umanitario sia europeo sia italiano, sia degli altri partner, perché comunque in Europa siamo 27 paesi, non è mai mancato, anche nel periodo peggiore, anzi forse proprio nel periodo peggiore, le forme di aiuto umanitario, gli interventi appunto a sollievo medico, alimentare. Ci sono stati e parlo di quegli interventi di emergenza che normalmente si chiamano di emergenza e che noi in genere facciamo in collaborazione con le agenzie dell'ONU, appunto, che sono il World Food Program, che sono per gli sfollati l'UNHCR, l'OIM, la FAO, cioè sono queste le agenzie che si occupano delle situazioni di crisi come queste. Naturalmente, certo, la guerra in Ucraina, oltre a prima il Covid e poi la guerra in Etiopia, ha causato una situazione estrema. Per quello che riguarda l'Italia, io mi sono fatto dare dei dati che non so se sono utili appunto a questa discussione, però io ve lo dico, cioè, se uno fa, ve li dico, se uno fa il conteggio di tutti i progetti che sono in corso della cooperazione italiana in Etiopia, parliamo di oltre 60 progetti in corso, nati, diciamo, di recente, nell'ultimo anno, da quando è scoppiato il conflitto. E il totale delle risorse impiegate di 84 milioni in dono e in crediti di aiuto 118 milioni. Cioè questo è quello che sta andando in corso, cioè non è concluso in Etiopia. Naturalmente, la più gran parte di questi progetti sono progetti che hanno a che fare con quello che dicevamo prima, cioè con la carestia, con la siccità e con gli effetti devastanti della guerra, che si mischiano un po' tutti insieme. Il problema non è stato tanto quello della decisione di mandare degli aiuti, che c'è in Europa, anche l'Europa, che pure ha un atteggiamento un po' più rigido, diciamo, del nostro, perché insomma. Parere personale del rappresentante Borrell per la politica estera era stato di bloccare un po' tutti gli aiuti di cooperazione, ma nonostante questo gli aiuti di emergenza sono andati avanti. Quello che fa ECHO, che è la direzione per l'emergenza in Europa, è andato avanti. Da ultimo abbiamo approvato una serie di progetti anche con il nostro assenso per circa 82 milioni di euro nelle aree appunto più esposte, nelle aree più fragili. Ripeto, io non sono un funzionario di cooperazione, quindi non so esattamente quanto di questo è andato alla sanità, quanto di questo è andato al settore idrico oppure alle semplici emergenze immediate, che sono quelle di allestire campi e di venire in immediato sollievo delle popolazioni sfollate. Però questo è l'ammontare. Detto in altri termini, detto in un altro modo, noi, perché questi sono i progetti correnti, noi abbiamo finito a questo punto con un accordo che ha firmato il ministro Di Maio durante quest'ultima visita di 2 giorni fa. Abbiamo finito il piano triennale di cooperazione 2017-2019, firmando un accordo sui parchi agroindustriali, per 22-23 milioni di euro. Questo chiude l'envelope del triennio 2017-2019 e si parla di un accordo nuovo triennale che è già definito. Si tratta solo di firmarlo quando il momento sarà opportuno. Naturalmente uno spera di farlo in un momento di pace e di stabilità piuttosto che in corso di conflitto, perché comunque è un segnale importante contribuire attraverso queste operazioni di cooperazione proprio alla pace e alla stabilità.
e non all'esacerbarsi del conflitto. Abbiamo un nuovo piano triennale, quindi nel pipeline, nel tunnel, per il periodo che doveva essere 2020-2022, adesso comincerà un po' più tardi a causa di quello che è successo, quindi sarà un triennale 2021 oppure 2022-2024. Si tratta solo di trovare il momento giusto e anche gli interlocutori giusti per firmarlo. E questi sono gli accordi strutturali, cioè gli accordi per programmi di lungo periodo, quindi che non sono proprio l'emergenza. L'emergenza va su un canale differente. Quindi questo è per quanto riguarda l'Etiopia. Noi siamo attivi sia sul piano bilaterale, sia sul piano europeo e multilaterale, come dicevo prima, con le agenzie delle Nazioni Unite. E tra l'altro abbiamo anche un ruolo di ascoltato in ambito Unione Africana, perché anche l'Unione Africana, dove noi abbiamo un rappresentante dedicato all'Unione Africana, un nostro ambasciatore permanente presso l'Unione Africana con qualità di osservatore, anche da lì arrivano richieste di progetti e proposte per il Corno d'Africa e per l'Etiopia. Volevo concludere questa fase dicendo una cosa in più. È vero che il conflitto e tutto quello che abbiamo detto rendono il caso dell'Etiopia un uragano perfetto, una tempesta perfetta. Però è vero anche che questa stessa cosa si può dire per la Somalia, purtroppo, dove la metà della popolazione patisce gli effetti della siccità e della carestia. Veramente credo che sia anche lì una questione epocale, cioè un accumularsi di situazioni estreme che si prolunga da tanto tempo. Un po' dappertutto, anche al di là del Corno d'Africa, questo problema della siccità, che tra l'altro stiamo conoscendo anche noi in Italia, questo problema della siccità è un problema grosso. È un problema che certamente va affrontato insieme a tutti questi enti che ho detto, perché non è che basta da solo l'Italia a risolvere cose così grandi. Quindi si tratta di fare uno sforzo congiunto con tutte queste agenzie e tutti sono consapevoli di questa situazione, nessuno è ignaro. Il problema è casomai lo smistamento dell'aiuto, non è l'aiuto. L'aiuto c'è. Il problema è che nelle situazioni attuali lo smistamento dell'aiuto non è talora così fluido come noi vorremmo. È una delle nostre richieste al governo etiopico, infatti. Grazie, finirei qua questa parte. Grazie, torno dal dottor Zappacosta. Una domanda è parte quello che abbiamo detto su questo allarme crescente che immaginiamo peggiorato. Cosa si può anche mettere in campo in termini di risposte da parte della popolazione? Si riesce, a parte l'aiuto di emergenza, la distribuzione di cibo, a incentivare dei programmi che possano riattivare in qualche modo l'agricoltura, la pastorizia, pur con tutti gli handicap che lei diceva, cioè gli anni che questa carestia e questa guerra hanno fatto perdere. Però ecco, state già mettendo in atto dei progetti. Certo, la FAO, diciamo, sempre cerca di essere attenta alle necessità di agricoltori e pastori, e in questi ultimi anni in Tigray ha cercato di sostenere intorno a 1,5 milioni di agricoltori con distribuzione di semi, vaccini e trattamenti sanitari per il bestiame. Questo ha avuto intorno a un costo di 30 milioni di dollari e ha dato la possibilità, diciamo, insomma, l'anno scorso alle comunità locali di avere una certa produzione. Abbiamo detto sì, è stato il 60% della media, ma almeno qualcosa si è riuscito a fare grazie alla distribuzione di questi input. Ora, con la tregua di marzo, la FAO ha visto che c'è una possibilità di sostenere la semina dei cereali, dei prodotti che comincia in questi giorni, diciamo in questi mesi, e in particolare sostenendo l'acquisto e la distribuzione di fertilizzanti. Quindi si è, come dire, alla ricerca di intorno a 100 milioni di dollari per l'acquisto di 60.000 tonnellate di fertilizzanti da distribuire.
Allo stesso tempo, la nostra preoccupazione è per le aree colpite dalla siccità. Come diceva il ministro, non è solamente il sud e il sud-sud-est dell'Etiopia, ma parliamo della Somalia, quasi l'intero paese e parte delle regioni aride del Kenya, dove diciamo, vorrei essere, come dire, smentito dai fatti in futuro. Ma noi siamo in una situazione, per esempio, per la Somalia molto simile a quella che portò alla dichiarazione di una carestia nel 2011, cioè tutti gli indicatori meteorologici di mercato puntano a uno scenario simile, se non peggiore. Quindi, diciamo, se non si agisce velocemente a sostegno delle popolazioni, diciamo, potremmo nel giro di 1 o 2 mesi trovarci di fronte ad alcune zone colpite dalla siccità potrebbero essere veramente in situazioni difficili. E infatti la FAO anche nel sud e sud-est dell'Etiopia ha lanciato un programma per esempio il trasferimento di denaro in contanti agli agricoltori. Questa, diciamo, può sembrare una non attività agricola, ma di fatto è molto efficace perché questa diciamo, ingetta, come dire, inietta del denaro contante nelle comunità e quindi questo può avere un effetto virtuoso mettendo in movimento le economie locali e dando la possibilità agli agricoltori di coltivare. Allo stesso tempo abbiamo un programma, per esempio, di acquisto degli animali che sono già emaciati in cattive condizioni, quindi avrebbero un bassissimo prezzo a livello di mercato, addirittura non sarebbero venduti, quindi la FAO si fa carico dell'acquisto di questi animali in cattivo stato e in questo modo dà risorse finanziarie agli agricoltori e poi allo stesso tempo con distribuzione di kit di input agricoli per quelle zone in cui anche essendo pastorali c'è un certo tipo di produzione agricola. Diciamo che, come diceva il ministro, c'è un'intenzione, diciamo, della cooperazione bilaterale, multilaterale, di sostenere queste aree colpite dalla siccità. Bisogna anche, diciamo, dire che adesso, i fondi tendono ad andare altrove, diciamo, l'attenzione dei donanti è più, polarizzata in altre parti del mondo. Ovviamente la guerra in Ucraina la fa da padrone ed è importante che diciamo, queste crisi non vengano dimenticate perché sono crisi che esistono da tanti anni, si appoggiano su situazioni già deteriorate, quindi diciamo, le famiglie locali non hanno più risorse diciamo, su cui fare appello per andare avanti e quindi diciamo, è importante che i donanti, diciamo, i paesi che hanno disponibilità finanziarie si ricordino anche di queste situazioni. Grazie, dottor Zappacosta. Io faccio subito una domanda a Tommaso Santo chiedendogli aiuto giornalisticamente. Dovendo, beh, insomma, io ritorno sempre perché ero ragazzo, quindi da quel punto di vista sono, come dire, affezionato al concerto del 1985, con cui venne, il mondo si accorse che esisteva una crisi nel Tigray, ci fu il concerto, vennero raccolti dei soldi. Vabbè, magari non finirono tutti bene, però insomma. Però il mondo si accorse di quello che stava succedendo e c'era un'immagine, quella di una troupe della BBC riprese i bambini che stavano morendo di fame. Quindi adesso il mondo, come diceva bene anche il dottor Zappacosta, ahimè parla, insomma, l'opinione pubblica è concentrata su un'altra guerra. Dovendo, dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, trovare un'immagine, trovare qualcosa che ti faccia capire, tu l'hai già un po' detto prima nel tuo intervento, che cosa sta succedendo, dal tuo punto di vista che cosa sceglieresti? Cioè qual è la prima emergenza sanitaria su cui puntare per dire esiste il Tigray, esiste l'Etiopia, esiste la Somalia, perché non c'è solo questa parte, dobbiamo curarci. Beh, mi sentite? Sì. Beh, innanzitutto, ovviamente la nostra attenzione sta sempre verso le persone più vulnerabili, no? Le categorie più vulnerabili, quindi pensiamo bambini, pensiamo agli anziani, pensiamo alle persone che hanno malattie croniche, che non hanno proprio la capacità di
di prendere magari un mototaxi e farsi 100-200 km nel deserto per andare alla struttura di salute e quindi non riescono ad accedere alla salute, quindi diritto alla salute. C'ho queste immagini nella mente dei bambini che erano vittime appunto dello shelling che c'era stato, dei bombardamenti che ci sono stati verso da fine novembre 2020 fino a tutta la fine dell'anno 2020. Quindi c'erano queste immagini nella mente dei bambini che erano stati colpiti dalle bombe. Ovviamente la nostra attenzione come Medici Senza Frontiere va a queste categorie di persone più vulnerabili, ma ovviamente è una crisi nella crisi, come abbiamo detto finora. Cioè, nel senso, a parte alle conseguenze drammatiche del conflitto e quindi ai feriti e ai morti che ci sono stati, che ci sono, tutte le altre cause correlate, no? E quindi, una su tutti, la scarsezza d'acqua e l'investimento che stiamo facendo nei nostri progetti anche per dare delle fonti d'acqua pulita e accessibile a più parte della popolazione possibile. Poi, come aveva citato il collega Mario, c'è praticamente questo movimento di persone, questo movimento di persone che stiamo parlando di grandi movimenti di persone. Lui ha citato che nel Tigray solo sono stati toccati dal conflitto più di 5 milioni di persone su una popolazione di 6 milioni, 6 milioni e mezzo di persone che sono dovute muovere, che hanno dovuto lasciare magari la loro zona per spostarsi in un'altra zona più sicura, quindi verso magari dei centri più grandi dove si sentivano più sicuri. Noi in Afar, che è una regione non altamente popolata, dove mi sembra ci siano solo 1,8 milioni di persone, stiamo assistendo a una popolazione di sfollati di quasi 600.000 persone. Quindi in poco tempo c'è una popolazione totale che aumenta di un terzo, di un quarto. E quindi la struttura che prima poteva servire a quel tot di popolazione ora deve essere supportata. È lì che stiamo facendo quello che si chiama uno scale up per aumentare i servizi e per aiutare le persone più vulnerabili, che come al solito sono quelle che vengono colpite in maniera più severa dal conflitto, dalla siccità, dalla scarsezza d'acqua. E dalla scarsezza di cibo provocata anche per fattori esterni, internazionali, collegati anche alle varie congiunture socio-economiche. Quindi ecco, la nostra attenzione va a queste persone qua, ai più vulnerabili, che sono le prime vittime. Su questo, scusami se ritorno da te, non vorrei metterti in difficoltà, ma c'è un dubbio che ho da parecchio tempo. Voi avete un'idea di quante siano le vittime effettive? Perché si va da 500.000 persone a 950.000, 1 milione, mi sembra davvero una cifra alta, magari non dirette del conflitto, ma anche vittime di questo. Voi avete un'idea di cosa sta succedendo, di quante persone siano davvero morte? No, purtroppo io non dispongo di cifre ufficiali sulle persone che sono morte o ferite nel conflitto. So solo che su una popolazione di 115-120 milioni di abitanti, qual è l'Etiopia? Ricordiamo che l'Etiopia è il secondo paese più grande di tutta Africa. Quindi almeno credo 9-10 milioni siano state le persone che direttamente o indirettamente hanno subito o stanno subendo, ecco, le conseguenze di questo conflitto che non è solo su scala regionale, ma su scala nazionale. Ministro, prima di fare le domande che vedo cominciano a arrivare dalla chat privata, le volevo chiedere un'ultima cosa, se può rispondere, ed è questa, cioè il Consiglio di sicurezza, c'è stato questo blocco che è stato portato dalla Cina e dalla Russia. Ecco, l'Etiopia ha votato, sappiamo come ha votato a favore della Russia, quando è stato l'ultimo voto nell'Assemblea delle Nazioni Unite. Ecco, questo incide anche nell'evoluzione del conflitto, secondo lei, in qualche modo, oppure no? Oppure è un qualcosa di indipendente rispetto a quello che sta succedendo sullo scenario ucraino?
Perché c'è questa paura che poi l'Africa sfugga all'Europa, l'Africa è cinese, l'Africa è Russia, l'Africa è russa, insomma se la stanno prendendo. C'è questo discorso che si sta facendo sui media. Ma l'interpretazione sua, proprio da conoscitore dell'Africa, qual è? Che effettivamente è un fattore nuovo che naturalmente dipende da queste ultime evoluzioni che riguardano l'Ucraina e l'aggressione che l'Ucraina ha subito dalla Russia e il precedente ruolo che già da prima però dell'invasione russa Mosca aveva in Africa. Quindi, e non ne farei una questione etiopica, cioè il problema del ruolo della Russia in Africa è un problema non relativo all'Etiopia, è relativo a tanti stati. Possiamo citare il Mali, possiamo citare adesso anche il Camerun, mi pare che abbia stretto un'alleanza militare con un'alleanza, insomma, un accordo militare con la Russia, la Repubblica Centrafricana. Quindi ci sono diversi paesi che direttamente o indirettamente hanno rapporti forti con Mosca. Ed effettivamente la preoccupazione, diciamo, di qualcuno ha parlato anche di ritorno a una specie di guerra fredda. Con caratteristiche diverse, naturalmente, non siamo negli anni 70, 80 o 90, siamo nel 2021, però effettivamente c'è questa competizione o questo antagonismo, questa preoccupazione ci sono. Quanto al fatto che alcuni stati, naturalmente anche in questo caso non solo l'Etiopia, sono stati tanti, ci sono state tre risoluzioni successive, adesso senza entrare in technicalities. Che pochi capirebbero, però parecchi stati si sono astenuti o hanno votato, insomma, tenendo conto delle esigenze, anche della Russia. E questo, secondo me, deriva dal fatto che, in un momento di risorse scarse, di risorse non sufficienti, gli stati africani, che poi, tra l'altro, sono molto indebitati, hanno un debito enorme con la Russia, con la Cina, con l'Europa, non vogliono alienarsi la simpatia, la possibilità di collaborazioni con Mosca, cioè, perché Mosca è diventato un attore non trascurabile, è ritornato sulla scena africana, quindi loro hanno assunto, ma ripeto, è un discorso che va al di là dell'Etiopia, diciamo, questa distanza dal conflitto e non vogliono patirne poi delle conseguenze, delle ricadute negative che possono essere appunto in termini economici, in termini di investimento da parte in genere dei nuovi attori e fra questi nuovi attori ci mettiamo la Russia. Quindi senz'altro questa è una complicazione in più. Però rispetto a quello che abbiamo detto, cioè appunto gli aiuti umanitari, la cooperazione, il ritorno della pace e della stabilità, io credo che non abbia un'influenza particolare. Cioè questa è geostrategia, allora la geostrategia poi prescinde dal momento specifico ed è una cosa di lunga durata. Il momento specifico invece ci richiede degli interventi per quanto possibile compatti, per quanto possibile solidali, e quindi più se ne hanno meglio è. E in questo devo dire che purtroppo l'entità dei problemi è talmente grande che poi sembra che non basti mai il tipo di risorse di cui si dispone, perché poi dobbiamo pensare pure a quelle del Sahel, a quelle nell'Africa australe, ad altri tipi di intervento anche securitario con operazioni militari. Quindi purtroppo è un momento, se vogliamo usare un termine non diplomatico, un momentaccio nel continente. E quindi in questo momento si abbiamo perso la connessione con il ministro Mistretta. È un momentaccio, vediamo se ritorna. Niente, lo recuperiamo più avanti. Poi c'erano un paio di domande che gli dovevo girare. Io volevo chiudere prima di passare appunto alle domande con il dottor Zappacosta. Diceva appunto solamente il. Prego, l'abbiamo persa. sì, L'abbiamo persa purtroppo sul momentaccio. oggi abbiamo, diciamo,
diversi problemi di connessione anche in genere, anche di posta al ministero, a volte si stacca. No, dicevo, stavo quasi concludendo, è un momentaccio, ma proprio nel momentaccio bisogna tutti cercare di essere solidali e compatti per quanto possibile, almeno il nostro campo europeo, il nostro campo occidentale, nel fare del nostro meglio di fronte a tutte queste tematiche complesse. E prima di tutto aiutare in termini umanitari le popolazioni. Questo è quello che avevo detto mentre non ero collegato. Ritorno da lei tra poco perché ho visto un paio di domande che le giro, ma prima appunto volevo chiudere con il dottor Zappacosta e chiedergli appunto in questo momento difficile per l'Africa, per l'Etiopia e per la Somalia, anche per la parte del Kenya colpita dalla carestia, che cosa dobbiamo aspettarci dalla FAO nei prossimi mesi? Qual è la strategia? Cosa metterete in campo? Sicuramente noi stiamo cercando ora di creare dei programmi che possano appoggiare le comunità più colpite dalla siccità e quello che ora diciamo, è l'approccio che più cerchiamo di portare avanti è quello delle azioni anticipate, quindi diciamo, di non aspettare che la siccità diciamo, diventi una realtà. Ma cominciare da prima a sostenere le comunità locali con programmi e azioni affinché possiamo sostenere la cosiddetta resilienza delle famiglie affinché possano sostenere l'impatto del problema meteorologico. Ovviamente, come dicevo prima, la situazione è molto complessa perché queste sono regioni che hanno già sofferto da varie stagioni, da vari anni, diciamo, da oltre 2 anni, problemi di siccità e quindi diciamo, già sono allo stremo. Noi lavoriamo in stretta collaborazione con il Programma Mondiale degli Alimenti perché le due agenzie diciamo, lavorano insieme e cercano di sostenere le stesse aree, le stesse comunità. E quello che è importante, diciamo, è che a volte, come dire, rimane scoperto, è che la FAO porta avanti e riesce a portare avanti i propri programmi se ha disponibilità finanziaria di farlo. Quindi ora, per esempio, ultimamente leggevo che la FAO richiedeva fondi per la Somalia e dopo alcuni mesi dall'inizio della richiesta, credo solamente il 5-10% era stato raccolto. Quindi diciamo che si possono avere tutte le idee più geniali su come sostenere le popolazioni, però, come si dice dalle parti mie, diciamo, è difficile fare le nozze con i fichi secchi. Quindi se non riusciamo ad ottenere fondi sufficienti, sarà difficile, diciamo, dare aiuto alle comunità colpite. Diciamo, volevo rispondere, ho visto per curiosità una domanda di una persona che diceva, forse chiedeva a me, quando ho fatto riferimento a distribuzione di fertilizzanti o di denaro per portare avanti la stagione, dice hanno bisogno di acqua queste persone. Certo, diciamo che l'idea di distribuire fertilizzanti significa che si ipotizza e si auspica che almeno ci siano delle piogge sufficienti per portare avanti poi il raccolto, quindi la semina e la fertilizzazione. Vorrei anche ricordare che in alcune parti della Somalia, dell'Etiopia, del Kenya, l'acqua, per esempio, per il bestiame si può anche acquistare avendo i soldi, quindi ci sono attività di water trucking, quindi si possono comprare, è sempre certo un'attività di emergenza che si può portare avanti perché l'acqua quando si acquista è un prodotto estremamente caro, quindi c'è bisogno, diciamo, di soldi e se qualcuno li può distribuire, diciamo, questo può aiutare. Quindi se questo può essere una risposta a chi aveva sollevato il giusto, alla giusta perplessità che diciamo il fertilizzante non si può mangiare. La ringrazio anche per la risposta e ho una domanda per il ministro Mistretta. Riguarda la pace nel Corno d'Africa.
puntando, dice, soprattutto su Agenda 2030 e in questa zona soprattutto appoggiando sulla grande diga dell'Etiopia. Ecco, questa era un po' la richiesta che veniva fatta. Quindi la diga per l'Etiopia non è un fattore di grande unità nel Corno d'Africa, insomma, ecco, però come si può sostenere? Beh, per gli etiopici è una cosa di grande unità, perché naturalmente si chiama diga del Rinascimento proprio perché, nata tra l'altro diversi anni fa, rappresenta un orgoglio del paese, quindi è sul piano internazionale, continentale, africano, che rappresenta un irritant, ma per gli etiopici nessuno la mette in discussione, anzi mi pare che siano già giunti all'80% o al 70%, insomma, buona percentuale di realizzazione in vista poi della sua operatività completa nel 2023. Infatti quello che avevo detto proprio nel primo intervento è che se vogliamo trovare il motivo saliente, il motivo principale della visita del ministro fatta in questi giorni, è che noi, sfruttando questa finestra di opportunità che si è creata grazie a una diminuzione a bassa intensità del conflitto e al fatto che si ripete, insomma, anche da entrambe le parti questa necessità di dialogare, di sedersi intorno a un tavolo e di aprire un negoziato inclusivo, e abbiamo sfruttato queste finestre di opportunità e con un certo tempismo, devo dire. Nessun altro ministro degli esteri europeo è andato in Etiopia dopo lo scoppio del ministro degli esteri, dopo lo scoppio del conflitto e dopo, dall'anno scorso a questa parte. Quindi io direi che ci muoviamo proprio in questo senso qui. Speriamo, poi tra l'altro non ci muoviamo da soli, questo è molto importante, noi diamo il nostro contributo, però come ho detto prima siamo schierati dalla stessa parte delle mediazioni che vengono fatte, sosteniamo le mediazioni che vengono fatte da Kenyatta, che pare al momento quella più efficace, quella a cui gli stessi etiopici in conflitto credono di più, la ritengono più credibile, ma quella dell'African Union con Obasanjo, quella dell'Europa, quella degli Stati Uniti, insomma queste figure di mediatori noi le sosteniamo, e le sosteniamo in ambito europeo, ma le sosteniamo anche bilateralmente. E poi diamo anche il nostro personale bilaterale sostegno a questo indirizzo verso i colloqui, verso un negoziato, verso la cessazione delle ostilità, nel modo più normale per la diplomazia, cioè con una visita a febbraio-marzo della viceministra Sereni e adesso con la visita del ministro Di Maio. Quindi io credo che quello che si può fare è questo, e noi lo stiamo facendo. Se lo facciamo tutti con forza e con convinzione, vedo che stiamo ottenendo già qualche piccolo risultato all'orizzonte. Speriamo che vadano avanti. Altra domanda, ma questo è poco, come dire, è un po' più difficile forse, però lei vede stavolta delle prospettive concrete di risoluzione del conflitto? Cioè, la volta buona o no, secondo lei? Credo, a parte che parlo a titolo personale, perché nessuno di noi ha la sfera di cristallo, e io anche, pur essendo stato in Etiopia come ambasciatore dal 2014 al 2017, non posso prevedere quello che succederà. La situazione era completamente diversa rispetto a quella di oggi e probabilmente rispetto a quella di domani. Noi dobbiamo sfruttare le occasioni che ci si pongono davanti. Adesso si pone questa di facilitare un dialogo che poi, secondo me, ho usato non a caso la parola inclusivo, cioè non riguarda solamente Tigrai e governo, riguarda tutte quelle etnie, diciamo gruppi etnici che in questo momento non sono soddisfatti, quindi Amara, Oromo, e seguiamo e sosteniamo questo. Naturalmente un processo di questo genere, anche se lo paragoniamo a quello che sta succedendo in Europa con l'Ucraina, non è che sono processi immediati, non è che basta sedersi intorno a un tavolo e il giorno dopo si ha la soluzione. Questi sono processi che soprattutto nell'animo umano delle popolazioni, oltre che a livello politico dei leader, devono radicarsi, devono essere accettati, devono essere
diciamo, metabolizzati e quindi richiederà un certo tempo. Cioè, non dobbiamo farci illusioni che entro, che so, pochi mesi o poche settimane basta sedersi intorno a un tavolo e si avrà la pace. La pace magari si avrà, perché già adesso non è che ci sia un conflitto così in questo momento, eh? Non è che ci sono bombardamenti o cose tipiche come ci sono state un anno fa. Però dobbiamo giungere alla formalizzazione di queste situazioni, quindi una formalizzazione della cessazione delle ostilità, un armistizio, l'apertura formale di negoziati e tutto questo comunque è ormai quel motto famoso, l'Africa agli africani, è molto importante, cioè i problemi africani necessitano di soluzioni africane, prima di tutto la ownership di questo processo, cioè la proprietà, la responsabilità di questa convinzione, prima di tutto deve essere nelle popolazioni e nei leader etiopici, non deve essere nostra imposta dal di fuori, perché sennò dura molto poco. Se non ci sono altre domande e non ne vedo al momento, ricordo appunto se ci sono colleghi all'ascolto che possono mettersi in contatto direttamente con Medici Senza Frontiere per avere poi dei contatti con persone che come Tommaso Santo operano e hanno operato sul campo. Ricordo che Medici Senza Frontiere dall'inizio del conflitto c'era anche prima. Appunto, ha dato un'importante opera anche di conoscenza per far conoscere quello che stava succedendo quando c'era quello spaventoso blackout che ha caratterizzato la prima parte del conflitto. Io ringrazio chi ha partecipato a questo dialogo sull'Etiopia tra guerra civile e insicurezza alimentare, il ministro Giuseppe Mistretta, Mario Zappacosta della FAO, Tommaso Santo di Medici Senza Frontiere. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito e vi auguro buona serata. Grazie. Buonasera.